La storia dell'ascensione in effetti è incominciata qui in via Gaetano, nella cappellina che è la parte superstite di una cascina più grande, una cascina in cui Giovanni era di casa, perché era una cascina in cui c'erano persone che erano tra le ultime, prima che venisse del tutto abbattuta. Io chiedo scusa, ma oggi pomeriggio la voce arriva a questo. Avevo proposto un titolo che era religioso non clericale rispetto a un primo titolo che era prete laico, perché avrebbe tradito Giovanni Fantolla. E così cerco di spiegare perché e cos'è stato poi per l'ascensione conseguentemente. Grazie, grazie. Vale a dire, la sua attenzione agli ultimi non è una componente quasi dualistica, se non schizofrenica mai per un cristiano, ma rispetto al suo essere sacerdote e meglio ancora al suo essere religioso della Compagnia di Gesù. Le poche righe che ho scritto nel libretto proprio testimoniano questo. Era un liceale, per dire il modo con cui Giovanni Fantolla si era inserito. Ecco, una sera al sabato ci incontravamo, noi diciamo di età di liceo, se non sbaglio ancora in via De Margherita, nell'alloggio al sesto, ottavo piano, non ricordo bene, Pier Giorgio poi può correggere. E occorreva un proiettore. Boh, saliamo sulla 500, lo accompagno fino al sociale, il vecchio sociale, quindi parlo della tesoriera. E quindi è stata l'occasione per parlare anche un po'. E quella sera lì mi raccontò della sua vocazione. E nel raccontarmi della sua vocazione è venuto fuori questa figura del giovane avviato a fare il ricercatore universitario, un assistente, allora si diceva in università, biologo, che però ecco, ha sentito questa chiamata in famiglia inizialmente non spinta, ecco, diciamo. E da lì era partito il suo essere gesuita, che era il motivo per cui si trovava con me in quel momento ad andare a prendere un proiettore. Cioè mi spiegò che nel carisma della compagnia c'è l'attenzione agli ultimi e alle situazioni in cui ci può essere più bisogno di intervento, anche in modo informale, ecco, sostanzialmente. Il suo venire all'ascensione, quindi il suo venire in periferia, non era quindi dettato da quello che forse può darsi che per qualcuno di quella generazione di sacerdoti poteva essere, come dire, un andare indietro a, non dico una moda, che è un termine improprio, ma così, liberi battitori, diciamo, difficili a inserirsi in strutture parrocchiali, nella vita quotidiana di parrocchia. No, lui era un religioso, quindi era una storia diversa quella dei religiosi come modo di incarnare la risposta al Signore, e la sua risposta però era pienamente da gesuita, così come era pienamente da gesuita l'altra parte della giornata che trascorreva come insegnante proprio all'istituto sociale. Quindi formare le classi dirigenti, ma perché le classi dirigenti è importante che non diventino o siano possibilmente, il meno possibile, classi ascoltatrici. L'ideale della formazione delle classi dirigenti per il gesuita è l'ideale, come dire, è una componente della costruzione di una società che in altri luoghi del pianeta e in altri secoli ha dato vita alle riduzioni del Paraguay, cioè un tentativo di costruire una società che qualcuno dice teocratica, ma in effetti in qualche modo fondata sul Vangelo, ovviamente con l'attenzione del tempo. Allora, questa è la premessa su Giovanni. Mi ha anticipato Enzo, mi ero segnato la stessa cosa: attenzione agli ultimi nell'impegno civile, ma anche nelle relazioni interpersonali. È proprio nelle relazioni interpersonali della domenica pomeriggio, è proprio della domenica pomeriggio passata nelle piccole comunità in cui dopo Basaglia si cercava di affrontare il problema del disagio psichico, quindi della malattia psichiatrica. Posso parlarlo perché non è più vivo, ma allora ogni tanto c'era una persona che durante le messe interveniva estemporaneamente, ed era una persona che aveva
cui era scoppiato il problema psichiatrico mentre in divisa, allora molto grigia, di Celerini, non su cellulare, non su furgoni come quelli attuali con l'aria condizionata, passava l'intera giornata sotto il sole durante i tempi caldi, ecco, no? E questo giovane è uno dei tanti, poi non più giovani, insomma, ecco, erano i tanti con cui Giovanni sapeva avere la pazienza di passare il tempo anche a giocare alle carte, ma facendosi carico, veramente mettendosi a fianco e realizzando anche in questo modo qualcosa che ciascun religioso cerca di realizzare, imitare il Signore che si mette sulla strada di Emmaus a fianco agli altri a camminare sostanzialmente. Era stato intellettuale fino in fondo. Le sue sono state scelte nelle quali la testa non era da un'altra parte, anche nel modo di celebrare. Creava ogni tanto problemi Giovanni per l'estrosità, le volte che decideva che una parte funziona, sì, che una parte dei paramenti doveva indossarla a metà celebrazione per sottolineare il salto dalla liturgia della parola alla liturgia eucaristica, e altre cose di questo genere, con una caratterizzazione di fondo anche in quel caso che io sintetizzerei così: una mitezza radicale che lo portava anche nelle celebrazioni a un parlare lento che a volte mal si concilia con la mantenere forse l'attenzione di chi è meno già attento di per sé, già meno sensibilizzato, ma la sua era moscia, degna di un buon intellettuale, insomma, diciamo così. Ecco, ma lo sforzo di vivere, di proporre modi nuovi di celebrare che non hanno, così, con la tecnica teatrale dello straniamento, costringere tutti a pensare, a posizionarsi rispetto ai gesti che si facevano. Questo ha anche creato dei problemi talvolta, proprio non da tutti era compreso. Ripeto, le celebrazioni di Padre Giovanni non da tutti, ecco, alla fine venivano apprezzate allo stesso modo, ma è stato senz'altro un'altra componente importante nella costituzione di quello che l'ascensione è stata nel panorama della Chiesa torinese. Noi qui dobbiamo al nostro padre parroco fondatore, ecco, un imprinting che ha trovato intorno a sé, con modalità diverse, le giuste complementarietà, per cui per me questo è Giovanni, religioso gesuita inserito in una parrocchia di periferia e inserito contemporaneamente anche nei problemi sociali di quella zona di periferia, ma veramente fino in fondo gesuita.